Allora, buongiorno, seduta di consiglio del 28 maggio del 2021. Predisponiamo l'appello gentilmente, dottoressa Calderone. Microfono. Scusate, parlavo da sola. Allora, seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 28 maggio 2021, ore 9:31. Sant'Angelo non c'è. Gulemi. Presente. Adelfio. Bruschetti. Presente. Sì. Presente. Prester. Presente. Quartararo. Presente. Rappa. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Il numero legale c'è, sono presenti 7 consiglieri. Naturalmente prestiamo la nostra immagine ad utilizzare, naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori e buon lavoro. Sì, perfetto. Allora, scrutatori Terranova, Ilardi, Prester. Proseguiamo con i lavori, però dovremmo invertire l'ordine del giorno, iniziamo a dare lettura del verbale, perché poi ci sono alcune comunicazioni importanti che bisogna dare in consiglio. Allora, votiamo l'inversione. Quali consiglieri lo chiedono? Gli scrutatori chiedono. Allora, Terranova, Ilardi e Prester. Va bene? Va bene, va bene. Utilizzato? Va bene. Signora Satira, okay. Sì. Vabbè, posso procedere? Sì. Allora, il verbale è quello del 20. L'anno 2021, il giorno 20 del mese di maggio alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento senza l'articolo 73,1 del decreto legge numero 18 del 17 aprile 2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo. E con avviso di convocazione protocollo numero 63354 del 12 maggio 2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il vicepresidente Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Calderone, redige il verbale il collaboratore amministrativo signora Sadica. Il presidente alle 9:36 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri. Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Prester, Quartararo, Tarantini e Terranova, risultano presenti 8 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Quartararo, Tarantini e Terranova. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente dando lettura di una mail pervenuta dall'azienda MG, avente per oggetto ripristino luci spente viale Regione Siciliana, corsia laterale e viadotto Perriere, con cui si informa che i tecnici hanno effettuato una verifica e un primo intervento e che prossimamente verrà effettuato un ulteriore intervento per il ripristino del punto luce. Si prosegue con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per le successive note alle aziende competenti. Richiesta di rimozione rifiuti ingombranti in via Sagittaria a firma del consigliere Lardi. Richiesta di rimozione rifiuti ingombranti di Filippo Corazza, Civici 10 e 37 a firma Prester, richiesta ripristino recinzione area sportiva tra Largo Arrigo Teste e via Bartolomeo Cirillo a firma Bruschetta, sollecito e diserbo in via Buon Riposo
dal civico 24 al 36 a firma Quartararo, sollecito potatura alberi in via Dottes Reggio, marciapiede limitrofo, scuola Perez a firma del consigliere Quartararo, richiesta di svuotamento cestino in via Oreto numero 345 a firma Bruschetta, richiesta di svuotamento cestino gettacarte via Paratore di fronte a scuola Salgari a firma Bruschetta. E da Lardi, che segnala che i cassonetti ubicati in via Sagittario vengono scambiati dai cittadini per discarica, contesta gli atti incivili di coloro che deturpano l'ambiente. Più volte il Consiglio ha chiesto l'installazione delle videotrappole o videocamere per questi siti di mira, ma senza alcun esito. I consiglieri persistono sempre con le loro segnalazioni, ma se non sono coadiuvate dall'amministrazione nulla può cambiare. Il Presidente... Non si sente più. Non si sente. Non si sente più. Siamo a mare. Ma è collegata la dottoressa, la vediamo? Ma quanto pare sembrerebbe di sì, però ha un blackout, quindi è infatti forse sarà uscita, non lo so. Sì, è connessa, però attualmente non si sente nulla, quindi attendiamo. Mi sente? Le volevo dire che nel redigere la dottoressa, nel leggere una segnalazione, numero civico a me ha detto Violetto 345, invece è 435. No, 435 è scritto. Ho sentito 345, perfetto, allora a posto. Sicuramente avrà problemi di connessione. Sto provando a chiamarla. Se ci sono problemi eventualmente apriamo la discussione e poi si riprende, non so. È andata via la luce, è andata via la luce, la dottoressa sta collegando col telefonino. Ok. Intanto, se non sbaglio, lunedì non c'è consiglio, è vero, ragazzi? No. Grazie, signora. Lunedì quanto ne abbiamo? 31. Nemmeno martedì, si riprende giovedì, giorno 3. Ok. Ora mi sentite, vero? Sì, dottoressa. Se n'è andata la luce, non sono con il telefonino. Va bene. Quindi non so cosa fare. Vediamo se riusciamo a leggere il verbale, quantomeno. Un attimo, devo aprire l'altro, il portatile. Posso allora, vedere di riprenderlo io, dottoressa? È meglio che lo riprende Mazza, sì. Perché non, è tutto spento qua. Si ricorda, dottoressa, a che punto eravamo arrivati? No, pagina 3. Dobbiamo pagina iniziare. 3. Allora, inizio da pagina 3. Sì. Allora, scusate per problemi tecnici, riprendiamo la lettura del verbale del verbale del 28 del 20 maggio. Allora, il Presidente evidenzia che si dovrebbe sensibilizzare la gente, stimolando la denuncia anche in forma anonima,
La gente ha paura di denunciare, si dovrebbe creare qualcosa che allontani questo fenomeno. La gente si sente frustrata per non poter dare il proprio contributo. Chi conferisce i rifiuti quasi sicuramente non è del luogo, trova quel punto idoneo e abbandona i rifiuti. Questa zona era stata recintata ed il fenomeno era diminuito. Da poco si ripresenta. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quattararo, che specifica che la stessa problematica si riscontra in via Borriposo 81. Si parla di un'area di circa 30-40 metri invasa da rifiuti e scarti di trasloco. Ha presentato richiesta per opportuna rimozione il giorno 13 maggio, ma ad oggi i rifiuti persistono nel luogo in questione. I controlli sono pochi e poche le sanzioni. Occorrono azioni forti. Repressione, sanzioni e sequestro dei mezzi. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Pressere, dichiarando che in via Villagrazia stavano abbandonando i rifiuti. I residenti li hanno rimproverati verbalmente e questi incivili, ma sono stati da loro minacciati. I residenti amano il decoro, anche perché l'abbandono dei rifiuti può pregiudicare la loro salute. Il presidente afferma che la problematica dei rifiuti ingombranti sarà motivo di confronto con il neo presidente della RAP, e verrà fatta pressione affinché si attui un cambio di rotta. Occorre fare pressione e trovare soluzioni per debellare questo fenomeno. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Tarantino, che fa presente che ultimamente è stata bonificata una postazione di Viale Regione Siciliana nei pressi di via Cingallegra, ma subito la discarica si è riformata, per cui il problema si è ripresentato. A suo parere, alla bonifica deve seguire subito l'installazione delle fototrappole o videocamere. Manca una coordinazione tra vari uffici, perché il lavoro eseguito viene vanificato. Il Presidente sottolinea che le soluzioni ci sarebbero, ma occorrono le risorse economiche. Il consigliere Tarantino dichiara che si sa che la RAP dispone delle telecamere, quindi occorrerebbe semplicemente coordinarsi con gli altri uffici per installarle. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Terranova, che aggiunge che c'è bisogno di una forza sinergica di repressione e controlli da parte della Polizia Municipale. Questi costi ricadono sulle spalle dei cittadini. Il Presidente chiarisce che è un fenomeno molto vasto e si è fatto ben poco per debellarlo. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quattararo, che precisa che si piange l'assenza di un'adeguata programmazione. Se almeno fosse stata installata una videocamera o videotrappola all'anno nel nostro territorio le discariche non esisterebbero. Se si fossero adottati i giusti provvedimenti, i danni sarebbero minori. Occorre una sinergia di forze. Il Presidente segnala che Vioreto Bassa è presa di mira dagli incivili. A nulla valgono le varie richieste presentate dal collega Presser per dare decoro alla zona. Bisogna mettere in campo varie sinergie. Alle 9.50 entra la consigliera Rappa, risultano presenti 9 consiglieri. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che vuole porre l'attenzione sulla sua richiesta, presentata oggi, per la recinzione del campetto sportivo tra Largo Arrigo Testa e via Bartolomeo Sirilli. Aggiunge che l'area è abbandonata e la recinzione è divelta in più parti, per cui è importante ripristinare quest'area per renderla fruibile. In questo momento, dopo che i ragazzi sono stati chiusi per la pandemia, è importante avere un luogo dove possono svolgere attività fisica. Propone al consigliere Lardi, in qualità di presidente della commissione sport, di proporre qualche manifestazione in quest'area. Il presidente afferma che è un'occasione per il consiglio riqualificare l'area, renderla fruibile alla cittadinanza. Sarebbe opportuno che le commissioni progetti qualche manifestazione, invitando l'assessore allo sport e l'assessore al patrimonio per iniziare un percorso di riqualificazione. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Tarantino, che fa presente che erano stati avanzati una richiesta e un sollecito per il ripristino della rete di recinzione. E dell'area si è parlato anche con l'assessore allo sport. Il presidente specifica che l'argomento è stato tratto in consiglio più volte, ma ora il fenomeno è di concretizzare. Ora è il momento di concretizzare. Alle ore 10 esce il consigliere Adelfio. Risultano presenti 8 consiglieri. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, ovvero approvazione verbale, con la lettura del verbale relativa alla seduta del 35-2021.
approvata alle ore 10:20 per appello nominale, il cui esito è seguente: presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Esauriti gli argomenti, alle 10:21 il Presidente chiude la seduta. Allora, poniamo in votazione il verbale. Allora, poniamo in votazione il verbale del 20 maggio che è stato appena letto, procedo all'appello nominale. Adelfio. Non c'è. Bruschetta. Approvo. Ulemi. Approvo. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo. Non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 8 voti favorevoli. Perfetto. Allora, dobbiamo aprire una discussione su una notizia che in realtà girava da giorni, ma non avendo l'ufficialità abbiamo ritenuto opportuno non parlarne, però sembrerebbe che questa notizia, mi spiego meglio così almeno capiamo di cosa stiamo parlando, si paventa la chiusura del punto anagrafe, l'unico punto anagrafe che abbiamo in circoscrizione, di via delle Capinere. Ora, finché era una notizia e non avevamo l'ufficialità, come il resto d'attenzione non l'abbiamo tuttora, lasciavamo diciamo correre la cosa, ma sembrerebbe che stia prendendo corpo, perché abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni sindacati, che a quanto pare la decisione è imminente. Ora, volevo aprire appunto una discussione e portare avanti questo tipo di ragionamento, perché la prima cosa è, a mio parere, inaudita, che la circoscrizione come organo politico non è stato completamente investito da questa, questa decisione. È chiaro che subito noi contatteremo la Marano, anche se mi sono sentito col presidente Sant'Angelo e già ha avuto un primo contatto con la Marano, a quanto pare questa cosa è reale. Quindi passo la parola subito a voi consiglieri per che tipo di strategia dobbiamo adottare per evitare questa chiusura. Consigliere Quartararo. Sì, presidente, io volevo parlare col beneficio del dubbio, ma a quanto pare diciamo che il dubbio si assottiglia sempre di più in virtù anche di questo contatto che lei mi dice con l'assessore Marano. Dico anche perché di questa cosa si parlava anche nei tempi scorsi, si parlava più che altro di un possibile spostamento, perché i locali disponibili all'interno del nostro territorio ci sono. Quindi dico, se c'è qualche, e questo noi dobbiamo essere bravi a verificare, presidente, se c'è qualche altra cosa dietro rispetto a possibili strategie riguardo al personale che vuole intraprendere questa amministrazione, che lo dica, perché i locali disponibili, però scusate. I locali disponibili per mantenere il servizio all'interno della nostra circoscrizione ci sono i locali di via La Colla, ci sono i locali di via del Segugio, quindi non si capisce secondo quale logica, se la situazione dovesse verificarsi,
questa è un, dovesse essere vera, cioè secondo quale logica l'amministrazione si sta muovendo? Secondo la logica di attuare il decentramento? È questo il decentramento? Da qui deve partire il decentramento, Presidente, togliendoci la postazione delegata e il punto anagrafe? Dico, Presidente, qui siamo all'inverosimile. Io, strategie qua non ce n'è, ci dobbiamo semplicemente mettere di traverso con tutte le nostre forze, se questo sarà vero, Presidente, se questa notizia è vera. Deve essere un muro contro muro, Presidente. È impossibile andare avanti con questo andazzo, Presidente. Siamo abbandonati, il territorio è abbandonato. Ora per di più anche questa notizia. Noi come consiglieri siamo bisfrattati. Non abbiamo mai comunicazioni, non veniamo mai coinvolti. Dobbiamo dire basta, Presidente, lo dobbiamo dire con forza. Presidente, scusi il mio intervento accorato, però sinceramente nei confronti dei cittadini non abbiamo più risposte da dare. Cioè, questo da qui parte il decentramento dell'amministrazione Orlando, togliendoci la delegazione, togliendoci il punto anagrafe. Già i cittadini in queste condizioni sono soggetti a prenotazioni che durano mesi e si devono recare in altre circoscrizioni. Sarebbe stato opportuno poter aprire la postazione, anche se i locali sono piccoli, con il discorso degli appuntamenti e delle prenotazioni. Non si verifica l'assembramento, quindi lì problemi di assembramento di locali non ce n'è. Se facciamo funzionare la postazione su prenotazione, ci poteva essere pure la soluzione di poterla spostare. Ci sono tantissime soluzioni, ma la chiusura nasconde altre situazioni. E allora che lo dicano? La postazione viene chiusa perché ci serve il personale in altre situazioni, dobbiamo fare i tappabuchi il personale. Ma che si prenda questa decisione e abbiano il coraggio di dirla apertamente, Presidente. Assolutamente, assolutamente. Dico, qua non... Dobbiamo, qui strategia non ce ne deve essere, basta. Secondo me, io andrò avanti, se non sono, io chiedo a tutto il Consiglio, Presidente, la invito ora a prendere contatti sin da subito con l'assessore Marano, ad avere notizie certe. Prepareremo un comunicato stampa a nome del Consiglio. Il Presidente è a conoscenza di questa. Lui oggi non è potuto essere presente per problemi personali che non so qua dirvi. Appunto, ha detto che dobbiamo essere molto, molto, diciamo, fermi su questa posizione. Molto fermi e determinati, Presidente. Io propongo addirittura un presidio, andare alla postazione Capinere come consiglieri e fare sentire intanto la vicinanza al territorio e ai dipendenti, perché è assurda questa decisione, Presidente, soprattutto in virtù del momento che stiamo attraversando. Dico, ma è normale che un cittadino deve prenotarsi per un certificato e ha una prenotazione a distanza di un mese e mezzo, per una carta d'identità a distanza di 2-3 mesi, e noi abbiamo una delegazione che funziona al 50% con tutti i locali disponibili che ci sono? Assolutamente, assolutamente. Non c'è proprio nulla da dire, cioè possiamo ragionarla da qui a domani mattina, non c'è nessuna soluzione logica per poter chiudere questa postazione. Non esiste il discorso del personale, Presidente. Allora perché manca il personale andiamo chiudendo le postazioni nelle altre circoscrizioni? Completamente. Doppiamente grave sarebbe. Consigliere Ilardi. Sì, Presidente, grazie. Guardi, ascoltando il collega Quartararo, diciamo che si esprime naturalmente l'amarezza che abbiamo noi consiglieri di circoscrizione, Presidente, perché diciamo che non siamo, tra virgolette, calcolati da questa amministrazione indegna, sottolineo indegna, caro Presidente, perché veramente si sta andando veramente alla deriva. Cioè, anziché di fare un passo avanti, qua ne stiamo facendo 100 indietro. Io non so cosa esprimere, Presidente, perché veramente è una situazione proprio presa dall'amministrazione, proprio indegna,
perché non può essere una terza circoscrizione con 70-80 mila abitanti, mi corregga se erro, non avere una postazione anagrafica sul territorio e non solo il cittadino, quello più anziano, ha delle problematiche nel prenotarsi, perché come sappiamo non sanno magari usare computer, telefonini per la prenotazione. E non solo, presidente, poi si deve andare a recare, se è il caso, in un'altra circoscrizione, come vedesi l'ottava, come vedesi la quarta, come vedesi la quinta, cioè è una situazione proprio sono amareggiato, presidente, mi creda, perché anche qui vengono dei cittadini e mi dicono: ma dove possiamo andare? E io stesso non so cosa dire, presidente. Siamo con le mani proprio ammanettate veramente. Cioè, non prendere il personale e smistarlo a destra e a sinistra, ma di che stiamo parlando? Cioè, ci sono gli uffici di Via La Colla, ci sono gli uffici della Vex del Seguglio, ci sono tante postazioni dove possiamo mettere un ufficio anagrafico e ci dobbiamo recare sempre. In seconda circoscrizione, quando sono aperti, perché per il periodo del Covid sono stati anche loro chiusi, perché hanno disinfettato questi magazzini sequestrati. Cioè, presidente, veramente si sta facendo 100 passi indietro, altro che avanti. Sono deluso veramente da chiaro, da il tuo concetto è chiarissimo, consigliere, il tuo concetto è chiarissimo, grazie. Consigliere Tarantino. Sì, grazie Presidente. Niente, quanto pare ci sono molte voci che oggi sentiamo. Naturalmente non abbiamo ancora l'ufficialità, però a quanto ho capito, diciamo, le decisioni già sono state prese, naturalmente senza tenerci in considerazione. È più vero che noi il nostro l'abbiamo sempre fatto e abbiamo anche prospettato delle soluzioni affinché questo ufficio potesse continuare a lavorare anche per la produzione delle carte d'identità. In questo caso hanno consigliato di installare un POS appunto per almeno portare avanti questo tipo di servizio nei confronti dei cittadini, che già da più di 2 anni, 3 anni è sospeso, appunto arrecando enormi difficoltà, in quanto si devono recare in altre postazioni con tutte le lungaggini che ci sono. Quindi, cioè, da quello che ho potuto capire, vorrebbero chiudere questa postazione, quindi praticamente si dà un peggioramento al servizio che già c'era, perché naturalmente un servizio già era presente, chiuderlo significa annullare tutte cose, e questo non lo possiamo consentire, pure perché siamo una delle più grandi circoscrizioni e abbiamo un bacino d'utenti, diciamo, da appunto servire. Per quanto riguarda la situazione del personale, diciamo che tutto questo personale è da anni che opera in questa postazione, quindi è uno staff ben compatto, che ha esperienza, quindi non vedo il motivo di smantellarlo e portarlo in altri posti, non so. Io mi sarei propenso più che altro per, se deve chiudere questa postazione, dare un'altra sede agli operatori che già lavoravano in quel luogo. Allora, consigliere, ci dobbiamo attenere ai fatti. I fatti sono che l'ultima volta io assieme al presidente, al vice sindaco e all'assessore Marano abbiamo fatto un sopralluogo a Bonaggia, per non tanto per spostare solo la postazione di Vela Capinera, ma per concentrare un unico ufficio centrale di tutte le realtà, cioè ufficio politico e amministrativo. Questa cosa addirittura si era fatto pure un preventivo per spostare il mobile, questa cosa a quanto pare si è arenata per motivi, a quanto pare, non lo so, aria condizionata, non di meno. Cioè, io e noi fino ad ora ci siamo attenuti a questi fatti, quindi però ora ascoltare che addirittura si vuole sopprimere, e non voglio conoscere il motivo, sopprimere la postazione, l'unica postazione anagrafica,
qua si sta completamente come dire, considerando uscendo fuori senno, quindi la cosa non passerà completamente. Io poc'anzi ho detto una strategia, la strategia può essere quella, al di là dico che ci muoveremo noi tutti assieme, coordinati proprio per via istituzionale chiaramente, ma se è il caso andiamo a fare pure un sit-in, una manifestazione di fronte alla postazione Capinera, perché questo, dico, questo, questa logica non deve assolutamente passare, ma per tantissimi motivi, soprattutto perché ci stanno sdobbando da questo punto di vista. E io spero che oggi questa sia una seduta di consiglio che abbia parlato di aria fritta, nel senso che domani la dottoressa, l'assessore Marano, perché lei è l'assessore di riferimento, ci dice ma guardate, avete parlato di aria fritta perché non c'è nulla. Chiaro? Sì. No, prendiamo appunto da questo, prendiamo appunto da questo per rilanciare la postazione anagrafica che devono collocare, se è il caso, come tutte le altre postazioni anagrafiche, il POS, il cosa manca, la cassaforte, tutti quei mezzi occorrenti per mettere in funzione al 100% la nostra postazione anagrafica. Siamo stanchi veramente, l'urgenza della parola. Sì, Presidente, difatti, se mi consente di concludere, volevo dire questo, che naturalmente qualsiasi soluzione voglia prendere l'amministrazione, dico che ci sia anche una soluzione alla problematica immediata, cioè se devono chiudere la postazione di Capinere subito ci deve essere la risposta. La parola chiudere è un vocabolo che io non lo voglio personalmente, ce l'abbiamo dimenticato. Chiudere per noi non esiste, questo vocabolo. Presidente, condivido quello che dice lei, postare, ma comunque sia postare perché la devono ampliare, perché la devono rafforzare, ma questo vocabolo chiudere non deve esistere completamente nel nostro territorio, nella nostra circoscrizione, punto. Ok. Trasferirsi, quello che sia, l'importante è che diano il servizio alla potenziare, l'obiettivo ora è potenziare. È potenziare questa stessa postazione. Postazione. Poi se addirittura troppo, se devono ampliare pure di personale, allora chiediamo lo spostamento. Però potenziare viene la Capinera. Questo è il messaggio che deve uscire dalla circoscrizione, e non possiamo fare altrimenti. Senza dubbio, punto. No. Senza dubbio, Presidente. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Consigliere Bruschetta, Saverio. Prego, consigliera Rappa, prego. Grazie. No, stavo pensando, quindi in questi anni soltanto siamo stati presi in giro per il discorso, e prendevo la scusa della cassaforte, ma l'intenzione di aprire la postazione al 100% non c'è mai stata, siamo soltanto stati presi in giro in questi anni. I motivi sono ben altri, che io aspetto l'ufficialità perché non lo devo ma dire. Fino ad oggi perciò quindi mancava la cassaforte. Quindi i motivi sono ben altri, inaccettabili, però non abbiamo l'ufficialità di questi motivi, però qualsiasi esso sia il motivo. Ma anche l'idea di cambiare la postazione con indirizzo e altri locali non la vedo neanche necessaria, perché significherebbe andare ad affrontare altre spese, visto che per adesso l'amministrazione è a rosso. È assurdo andare ad aprire altre postazioni, andare a fare i bagni per disabili, andare a sistemare, quando già ne abbiamo una, che si potenzi questa e basta. Cioè veramente adesso dobbiamo fare manforte, essere più uniti che mai, dico sempre per il bene, perché io veramente non ce la faccio più. Consigliere Bruschetta. Sì, grazie Presidente. Grazie. Capisco lo sfogo e diciamo e condivido in parte quanto detto dai colleghi, quindi ripetermi è assurdo e non ha senso. Il mio pensiero semplicemente è quello: il problema principale che abbiamo è che c'è una mancanza di un servizio, e l'abbiamo detto più volte, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo la mancanza del servizio di rilascio di carta d'identità. Questo ormai si protrae da tantissimo tempo, da più di un anno e mezzo. Quindi il problema principale è quello.
chiaramente se viene potenziata la postazione via Capitanera, che ben venga, perché evita eventualmente maggiori costi, già esiste, quindi per quale motivo? Però noi dobbiamo batterci perché vogliamo il servizio, principalmente il servizio che manca, che sta causando danni notevoli a tutti i cittadini della nostra circoscrizione, perché è impensabile doversi muovere in tutta Palermo a cercare la postazione, fare la prenotazione a volte dopo 2-3 mesi, e ci sono notevoli problemi, quindi non si può più attendere. Quindi che ben vengano i sit-in, io sono d'accordo a tutto quanto, però chiaramente occorre un incontro con la Marano, la quale ci deve appunto un pochino ampliare, cioè dire la situazione reale come sta, perché ecco, al momento noi parliamo chiaramente con delle voci che a quanto pare è vero, per carità, io non voglio mettere in dubbio, però un incontro con la Marano è necessario affinché appunto ci ampia, ci descrive la situazione reale qual è, e quindi noi prenderemo di conseguenza i provvedimenti, che per carità tutti quelli che sono stati accettati li condivido, e quindi per carità saremo poi fermi a fare una grande opposizione a tutto quanto, però occorre prima capire bene dove vogliono arrivare. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a te. Innanzitutto facciamo partire subito. Credo che già c'è una richiesta di invito alla dottoressa Marano. Sbaglio? Dottoressa, sì, mi pare di sì. Possiamo appurare su questa, eventualmente inoltriamo una nota di sollecito. Via, a carattere d'urgenza, Presidente, al più presto la dobbiamo incontrare. Non di meno, nel frattempo proseguiamo. Allora, c'è il consigliere Bruschetta che chiede la parola, sicuramente per un fatto increscioso, presumo, che è successo in via Paratore. Volevo per concludere sull'argomento postazione Capinere. Dico, ci siamo ampiamente confrontati. Invito poi a predisporre, magari lo faremo noi come consiglieri, un comunicato stampa, poi magari dopo che chiudiamo il consiglio ne parliamo meglio, e quindi predisponiamo questo comunicato stampa e lo portiamo a conoscenza di tutti. Bene, consigliere Bruschetta. Sì, grazie Presidente. Quello che appunto non doveva succedere è successo, quello che non doveva accadere purtroppo è accaduto, Presidente. Mi riferisco all'area antistante la scuola Cesario e accanto alla Salgari, lateralmente. Ieri dopo le 4 hanno preso fuoco le sterpaglie, le erbacce. Come sappiamo più volte in questi anni, e nell'ultimo mese almeno 3-4 volte ho sollecitato RAP, Reset, ho scritto all'assessore Marino, ho scritto alla direttrice dirigente Calì, la quale fino a ieri ci ha risposto che è un terreno e quindi non era di sua pertinenza, ho scritto il vice sindaco Giambrone, sempre in questo mese, almeno 5-6 mesi. Purtroppo quello appunto dicevo, quello non doveva succedere, è successo. Fortunatamente, Presidente,
è successo alle 4, perché non possiamo, non oso immaginare quello che poteva succedere se ciò avveniva all'uscita della scuola, delle due scuole, delle due, ma ce ne sono altre due più avanti. Quindi, come lei sa bene, come i consiglieri sanno bene, allora l'una e mezza alle due quella strada è impraticabile per il traffico, per tutti i genitori che vanno a prendere i bambini a scuola. Quindi non oso immaginare realmente quello che poteva succedere. Cioè, aspettiamo ogni volta la tragedia per intervenire, aspettiamo sempre che succeda qualcosa di irreparabile per intervenire. Stamattina ho chiamato anche il presidente, gli ho fatto presente la situazione, il quale mi ha dato il numero di telefono dell'assessore Marano, e gli ho fatto presente stamattina alle 8:30, non sapendo la situazione ancora del decentramento, quello è un altro problema, perché lei una volta che è assessore pure alla scuola, gli ho fatto presente della situazione, lei ha conoscenza, in mattinata si vedeva con l'assessore Marino, col vice sindaco. Momentaneamente metà è stato bruciato, le erbacce, ma l'altra metà ancora sono alte, quindi non è finita. Sicuramente, ripeto, è una bomba. Ma non l'ho fatto presente, lei ha conoscenza, aveva degli impegni stamattina, chiaramente istituzionali, per carità, lei ha conoscenza della situazione, sono tutti a conoscenza. Stamattina ho mandato pure al prefetto l'email, così c'è un quadro generale. Non possiamo più, non lo sa, non può dire che non lo sa il sindaco, è stato avvisato, non può dire che non lo sa l'assessore da 2 anni, non lo può dire che non lo sa il vice sindaco, pertanto sono tutti avvisati. Purtroppo, ripeto, si tratta solamente di dare l'incarico o alle scuole di fare la pulizia dando dei fondi, non occorre, 2 volte all'anno bisogna fare semplicemente una pulizia dell'area, non occorrono grandi somme, significa soltanto prendersi degli impegni. Qua per la sicurezza si trascurano tutte le altre cose, ma per la sicurezza si mettono in atto gli atti dovuti per la sicurezza, non si può scherzare, parliamo di scuole, di ragazzi in una zona ad alto traffico di macchine, ripeto, all'1:30 alle 2 non si può circolare perché è tutto bloccato e quindi non c'erano vie di fuga, non si può transigere da tutto questo, presidente. Quindi sono già tutti avvisati, spero appunto che al più presto prendano dei provvedimenti e risolvano per una volta sempre questo problema. Non possiamo più accettare una situazione del genere. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Bruschetta. Consigliere Ilardi. Sì, presidente, grazie. Io volevo ricordare al collega Bruschetta, io ieri ero uno dei genitori che prendeva la bambina alle ore 14 e parlavamo probabilmente con dei papà, degli alunni della scuola, e parlavamo propriamente di questo, collega Bruschetta. Guarda caso, successivamente, dopo qualche ora, è successo quello che è successo. E la volevo aggiornare, collega Bruschetta, nel frattempo che prendevo la bambina, su quella vettura abbandonata, incendiata, c'era, non so se era il proprietario e una signora che avevano delle carte in mano, sicuramente stavano periziando questa macchina, sicuramente per farla togliere nel più breve tempo possibile. Io non mi sono avvicinato perché, parlando con lei, come ricordava lei poco fa, in quell'ora di punta, quando sono i ragazzi della scuola, gli alunni, era probabilmente, tra virgolette, un casino di vetture e di persone che addirittura, io ci sono andato con il motorino, ma le persone vanno a prendere i propri figli a momenti quasi dentro la scuola con le autovetture. Questo le volevo ricordare. Sì, dimenticavo, consigliere, che poi ho chiamato i vigili del fuoco subito, già erano stati avvisati, dico nel giro di 5-10 minuti sono venuti, chiaramente la situazione, diciamo,
è stata messa in sicurezza. E anche i genitori, caro collega Buschetta e caro consiglio per tutti, dico, i genitori lamentavano proprio di questa amministrazione, cioè sono a conoscenza di tutto e di più. Nell'amministrazione Orlando dicevano probabilmente queste frasi, ma quando sono vaghi, ancora non ha capito che più danno sta facendo. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Sì, Presidente, se posso io. Prego. Niente, naturalmente mi dispiace per quello che è accaduto, pure perché è stato più volte segnalato, ne abbiamo parlato anche in consiglio. Penso che, ma forse mi sbaglierò, però col decentramento anche per quanto riguarda questa tipologia di servizi si potrebbe fare qualcosa in più, anche per attenzionare queste situazioni vicino alle scuole e altre tipologie di problematiche che abbiamo in circoscrizione. Quindi niente, il fatto è accaduto, si può rimediare tra virgolette definendo appunto la lavorazione, visto che è rimasto un po' ancora di verde anomalo presente sulla piazzuola, le scuole ancora sono in corso, si stanno per finire, però mancano gli ultimi giorni, quindi magari adesso definire il lavoro in tempi brevi. Noi ce la mettiamo tutta, dico, il consigliere Bruschetta ha detto le varie richieste che ha fatto, naturalmente a volte non c'è riscontro, questo mi dispiace, pure perché sono appunto problematiche e segnali importanti che noi possiamo dare al territorio. Grazie Presidente. Grazie a te. Bene, se non ci sono altri interventi proseguiamo con i lavori dando lettura delle comunicazioni. Presidente, mi scusi, ma io questa mattina non posso dare lettura perché non ho il computer, è andata via la luce. Ah. Bene, ma allora. Può leggere magari che l'ha mandata. Ecco, questo sì. Io ho difficoltà che sono col cellulare, perché non sono nella postazione fissa come di solito sto. E niente, evidentemente li possiamo leggere nella seduta. Io avevo preparato una richiesta. Allora, io pure avevo fatto delle richieste pure io. Sì, Presidente, però volevo dire, visto che ora il consiglio riprende giovedì, dico, anche se non si danno lettura alla dottoressa, invitiamo a inviarle lo stesso comunque. Sì, vabbè, è chiaro, questo era per dare lettura, solamente per dare lettura. Va bene. Allora, ne do lettura che le ho lavorate. Perfetto, perfetto. Nella seduta successiva vi do lettura delle comunicazioni che sono state già istruite e inoltrate agli organi competenti. Perfetto, va bene. Allora, chiudiamo la seduta alle ore 10:18. E ci soffermiamo un attimino alcuni consiglieri, d'accordo? Alfredo? D'accordo. Rappa, a che ora sei entrata? Scusate, siamo ancora